Entriamo nella seconda parte della nostra trasmissione eh, cominciando a tuffarci nel turno di campionato che aspetta il Catania. Abbiamo preparato tutta una serie di schermate relative alla classifica, ma quella è abbastanza semplice al turno di campionato e poi alla probabile formazione eh, del, eh, del Catania così come a quella della eh, Casertana. Allora io andrei subito a fare una fotografia della situazione attuale con la classifica del campionato di Serie C, se abbiamo pronta la nostra schermata ecco, non sarà facilissimo allora, Monopoli, Bisceglie, Catanzaro rende Trapani 3 punti, 2 punti per il Matera, 1 punto per la Fidelisandria così come per la Juve Stabia il Catania, il Lecce, il fondi e il Francavilla a 0 punti, chiudono la classifica dal 13 al 19 posto la Sicula Leonzio e la Casertana L'Akragas, la Regina, il Siracusa, il Cosenza e la Paganese. Ecco, questa è la classifica eh, del campionato di Serie C eh, del Catania. Vedremo poi anche il eh, prossimo turno. La classifica, Max, ci dice poco, mm, soprattutto i primi turni sono sempre quelli un po' più difficili per le squadre che sono date come favorite perché tutti aspettano le corazzate del campionato e tutti fanno la partita della vita. È anche vero che. Eh, ci sono squadre che magari non hanno l'ambizione di, di andare chissà dove, che eh, tarano la preparazione in modo da partire molto forti e poi rallentare strada facendo. Squadre come il Catania, come il Lecce, invece, è molto probabile che abbiano fatto esattamente il contrario: cioè una preparazione che consentirà loro, ce lo auguriamo anche, di finire in crescendo. Beh, ma le, le, la, prima, la prima giornata di campionato. Fermo restando che ha riposato la Sicula Leonzio, non dimentichiamola. Ancora c'è questa vicenda relativa alla Vibonese che è molto intricata. Ancora non è stata riemessa al campionato, ma, ma, malgrado ci sia una sentenza. Adesso poi questo lo, lo vedremo. La, la gestione grevina ecco, è veramente ecco, pessima, un, un po', no, un po, la, po la così eh, ondivaga. Ecco, però al di là di questo, le, la prima giornata ci ha detto che le due favorite del campionato, il Catania <coughs> e il Lecce. Hanno pareggiato facendosi rimontare da due squadre di non eccessa caratura come il Fondi e la Virtus di Francavilla. E lo stesso Trapani ha vinto 1-0 in casa con un punteggio streminzito contro il Siracusa, che in questo momento non è la migliore squadra del campionato. Quindi si tratta comunque di un momento che noi conosciamo. In cui le squadre migliori chiaramente devono ancora carburare e possono esserci le difficoltà, però già dalla prossima a caserta. In un campo tradizionalmente ostico bisognerà cominciare a fare veramente bene. Ecco. Caserta, vediamo allora la schermata relativa al turno completo di campionato e nel frattempo proviamo anche a perfezionare il collegamento telefonico con il nostro collega eh, da eh, Caserta. Allora, le partite del secondo turno di campionato sono Acragas, Rende, Bisceglie Virtus Francavilla, Casertana, Catania, Cosenza Paganese, Lecce Trapani, Resing Fondi Monopoli, Regina Catanzaro, Sicula Leonzio Matera e e eh, Siracusa, Fideli Sandria rinviata al 26 eh, settembre. Allora, avremo un, uh, adesso un uh, collegamento telefonico a breve. Uh, io sai, prima parlavamo di preparazione, sì, ha risposto sì. Max, ma io vorrei che anche tu ci dessi la, la tua opinione. Cioè, è vero? Uh, accade questo? Cioè, ci sono alcune squadre che pensano di partire forte ed altre che programmano la stagione un po' più a lunga scadenza? Allora... Uh... All'inizio di ogni stagione qualcuno, ognuno si dà dei, degli obiettivi. Allora, eh, se l'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo per raggiungere un, un risultato importante, è chiaro che la preparazione deve essere eh, formulata in un certo modo. Ma molti, molti allenatori organizzano le proprie, le proprie preparazioni atletiche eh, cercando di capitalizzare il massimo nelle prime partite, perché sanno benissimo che se dovessero partire male, alla, alla prima, uh, al prima, appena c'è un po' di vento, uh, non, non si ritroveranno in panchina. Ecco.